È il salto della quaglia più veloce della storia, ma va riconosciuto. Antonio Paladino lo ha fatto senza sapere se il nuovo carro dove è salito sarà davvero quello del vincitore. E sì, da destra a sinistra in men che non si dica, eccolo il manifesto rivelatore. Stesso faccione, stesso slogan, ma partiti e candidato governatore diversi, anzi diversissimi, da Micichè a Crocetta, senza neppure cambiare espressione. Davvero un bel salto per il commercialista catanese in corsa alla regione Sicilia. D'altronde per 90 posti da deputato ci sono oltre 1600 candidati e in tempi di antipolitica la scelta del partito non è cosa semplice. Lo sanno bene i comici Matranga e Minafò, ideatori di un beffardo manifesto ispirato a un celebre politico. Navi cariche di Pilo, insommamente, fortissimamente Pilo. Ma quale Pilo vogliamo a Pila? Incalza ora Mangiafranco per la lista Movimento 5 Chili, ovviamente a caccia di soldi, con obiettivi precisi, villa mia moglie, SUV a mio figlio e l'inevitabile cabina Mondello per la suocera. Il partito della rabbia invece sostiene Stefano, bulldog francese, con un motto chiarissimo, meglio un cane politico che un politico cane. Fin qui le parodie, ma certo la realtà a volte supera la fantasia e se Giancarlo Cammarata in lizza per Italia dei Valori prende così le distanze da un certo passato palermitano, a Paladino va riconosciuto di essere cambiato da destra a sinistra, lui almeno non è più dottore.